riso. Il primo arrivato è stato Raul. Benvenuta nella nostra cucina MTV. Io sono la mente, quindi ho deciso come farla, ho scelto i colori, il top, le piastre, tutto, e lui... Io sono il braccio, io ho montato tutto. Ha montato tutto nel giro di una settimana da solo. Dal parquet ai mobili, alle piastre, alla cappa, all'impianto elettrico, all'impianto idrico, tutto. Abbiamo fatto tutto. Giuseppe, con queste skills ci credo che Nina ti ha detto subito di sì. Diciamo che siamo un'ottima squadra in questo, potremmo pensare di aprire una società. Tu hai un ottimo gusto e io un'ottima pratica. Qual è l'ultima cosa che ti ha fatto buona? Le fajitas. Ma le fajitas. Fajitas buonissime, vi consiglio le fajitas di Nina. Ok MTV, ora solo per te ti faccio vedere come faccio le mie fajitas. Piadina. Peperoni. Riso. Una cipolla. Soia. E le spezie. La carne. Queste sono le fajitas e questo è l'impiattamento. Lina che taglia. Ho un piccolo problema con le tisane, nel senso che posso fare invidia ad una spa. Vai MTV, chiedimene una. Depurativa. Ce l'ho. Allo zenzero. Ce l'abbiamo. Rilassante. Eccola. Ce le ho tutte. Ce le abbiamo tutte. Tutte, tutte. MTV, sono sicura che un frigo come il nostro non l'hai mai visto. Questo è lo scompartimento bibite, salse. E poi, amore, questo è il tuo mondo. Sì. L'hai organizzato tutto tu. Un frigo doppio fondo, dal romanzo giallo di Agatha Christie. Vai, divertiti. Partiamo dalle verdure alla frutta. Uova. Formaggi. Partendo da giù abbiamo tutta la carne di vitello e maiale, il pollo, le verdure, varie tipologie di verdure. Ah, qua c'è un'altra parte, sofficini e fritture, e poi qua il pesce. Ma Sasha e Raul dove sono? Non ce li presentate? Il primo arrivato è stato Raul. Io l'ho regalato a Giuseppe per il suo compleanno. Lui non aveva mai avuto cani e ha sempre detto che è il primo. Raul. Questo è del primo arrivato, il mio regalo di compleanno per il 32esimo compleanno. Sì, ed è stato amore a prima vista, lui era veramente un cucciolo speciale ed è rimasto un cane speciale. All'inizio l'abbiamo portato ovunque, dappertutto, era agosto quando è arrivato. Ho fatto la prima escursione in barca con Raul e tutti erano lì a vedere questo cucciolo che camminava sulla barca a vela, nelle cale. Sì, tutte le barche si fermavano a suonargli o a chiamarlo e lui non sapeva più da che parte andare. Dopo un anno invece è arrivata anche Sasha, che non so cosa stia facendo ora, a lei piace rimanere sospesa. Lei è veramente tremenda. Lei è la mia coccolona. Non è vero, lei è terribile, ha soltanto una facciata buona, ma in realtà è la peste di casa. Questa possiamo dire che è la nostra chicca della casa, perché io volevo tantissimo il camino e abbiamo optato per questa soluzione che si è rivelata la migliore. Volevamo qualcosa di caldo che desse un po' di armonia e calore proprio a questa stanza. Questo
è il nostro angolo preferito della sala, sicuramente. Ma non soltanto il nostro, esatto, è anche il preferito non solo il nostro. Di Sasha. Lei si mette sempre lì sotto a prendersi il caldo.